Secondo te sono qua? Ma io ho firmato. Allora, buonasera, ci siamo, ore 14 e 16. Diamo la parola al segretario dell'appello, ricordiamo che c'è la diretta streaming. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il magistris presente, cacciatori presente, Cagliazzo presente, presente. Capasso Pio presente, Capasso Francesco, sempre presente, assente Carboni Giuseppe, Carboni Vincenzo, assente Cascoli Francesco, presente Cirillo, presente Cirillo Vincenzo, questa volta assente Coscia, Coscia, presente Di Maio, presente Iorio Carter, presente Iovino Francesco, non lo vedo, assente Iosta Giuseppe, presente Lucchieri, assente Maddaloni, cioè presente Marazzo Domenico, presente Pace Salvatore, presente Valletta Alessia, presente Romano Salvatore, presente Campani, presente Tito Giuseppe, presente Tozzi Paolo, presente Presidente, sono presente 19, assente. Grazie. Cascone, Carbone e Iorio che mi hanno nominato loro oggi la politica rimane
cazzo che mi state disorientando oggi, c'è cioè una transumanza politica, ma è... Io scherzando l'altro giorno con il direttore generale, dicevamo che per sconfiggere volevamo fare leva, forse Italia, quindi vincevamo e sconfiggevamo in quel momento. E diciamo che questo consiglio metropolitano sta dando pure le differenze, una grande prova di serietà, di compattezza e secondo me di guardare anche oltre gli schieramenti, di questo io sono orgoglioso, immagino come voi. Quindi prendo atto delle comunicazioni, se non ci sono altri interventi, entriamo nel vivo, prego, consigliere Marrazzo. Solo ringraziamento al consigliere Scampati e al consigliere Francesco Iovino, che oggi non fanno parte più del gruppo dei miei consigli metropolitano, per ciò che ho fatto con una parte all'interno del consiglio metropolitano. Vediamo per meglio questa nuova esperienza politica. Grazie, mi associo. E allora andiamo appunto gli scrutatori, sì, Pace, Sgambati e Cacciavuti, scrutatori. Al punto 2, approvazione del piano esecutivo di gestione 2022, articolo 26, comma 2, lettera T dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano. C'è un emendamento, un attimo solo. La tecnica, c'è un mero emendamento tecnico. Vabbè, no, chiedo scusa, no, andiamo avanti. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità, mi date esecuzione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene pure. Poi abbiamo punto 3, una delibera molto importante, che l'approvazione del primo piano strategico della città metropolitana di Napoli, immagina Napoli Metropoli 2020-2022, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, credo il consigliere Tito che ha facoltà di intervenire, grazie. Grazie sindaco. Oggi in Consiglio ci apprestiamo a votare l'approvazione del primo piano strategico della città metropolitana di Napoli. Permettetemi di fare alcune considerazioni e caro sindaco, permettimi in questo mio intervento di darti del tutto. È solo grazie alla tua capacità, alla tua visione, di mettere in campo un'iniziativa così importante, di una scelta fondamentale che ha contraddistinto la tua azione politica in città di Napoli. La scelta di questo piano strategico non è stata dettata da una mera e semplice scelta politica, invece tu hai avuto la capacità di coinvolgere tutte e 92 comuni, chiedendo loro di presentare i progetti. L'hai fatto nel comodo di essere un uomo libero, attento, corretto verso le istituzioni. Mi hai dato la possibilità di collaborare con te in questa bellissima esperienza, la collaborazione di questo piano strategico, che è un insieme di tanti progetti presentati da parte dei comuni, ma soprattutto questo obiettivo che oggi portiamo in Consiglio metropolitano, dobbiamo ringraziare tutto lo staff, dal direttore generale, all'architetto Valerio Lanelli, all'architetto Rosa Pascarello, all'architetto Sbaglio, insomma tutti quanti assieme per raggiungere un obiettivo strategico per quanto riguarda la città metropolitana. Con questo primo piano mettiamo insieme la progettualità di 92 comuni per 1 miliardo di euro. Come vogliamo ridisegnare la città metropolitana nell'insieme totalitario di 92 comuni? Vedi, caro sindaco, in quest'ultimo periodo si vede un sacco di movimenti, oggi ne apprendiamo, scelte, ognuno è libero di fare le proprie scelte e condividere. Tu hai detto una cosa, anche nelle differenze
ho apprezzato che in città metropolitana c'è un'intesa programmatica di tutte le forze politiche. Però ci dobbiamo dare un taglio, perché noi stiamo al giro di boa in città metropolitana. C'è da programmare quest'ultimo anno di scorcio nel rispetto di quell'accordo tra tre forze politiche che hanno deciso di collaborare insieme al Consiglio metropolitano. Oggi ci sono altre forze politiche. C'è da ridiscutere, è importante e fondamentale, anche la figura del vice sindaco. Va fatto un ragionamento politico per costruire un percorso che possa portare a termine questa consigliatura. In più aggiungo una cosa. Caro Luigi, non devo essere io a difendere, ma oggi ti difende gli atti che fa verso la città metropolitana, ma come sindaco di uno dei comuni più belli d'Italia, forse nel mondo più bello, dove questi 9 anni di tua attività si è messo in cuore, ci ha messo l'anima e continuerai a farlo, il mio amico, lo farei comunque, perché sicuramente Napoli ha bisogno di Luigi della giustizia. Un buon lavoro per tutti, grazie. Grazie, grazie consigliere Tito, grazie Giuseppe, a questo punto sempre utile avere comunque dei difensori, non sono mai pochi, soprattutto se fatto in maniera sentita, perché io credo che abbiamo fatto un lavoro tutti quanti davvero importante e lo dobbiamo sottolineare. A questo punto ha chiesto di intervenire la consigliera Rocci e probabilmente ci illustrerà pure l'emendamento che ha presentato. Prego. Sì, sindaco, io mi associo ai complimenti a tutto lo staff che ha lavorato davvero con molta solerzia e con molta capacità al piano strategico. E dico la verità, sono davvero in qualche modo commossa che siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al punto del primo piano strategico, di cui tra l'altro mi piace anche il nome, Immagina, in cui la seconda parte è Napoli. Ebbene, il piano strategico ha una funzione importantissima, non c'è bisogno che lo ricordo a noi consiglieri che abbiamo partecipato attivamente anche attraverso i comuni, eccetera, ma è bene ricordarlo forse a quelli che non sono qui, ma forse ci sentono per streaming. Diciamo la verità, questo consiglio avrebbe avuto bisogno di più stampa, avrebbe avuto bisogno di televisione, avrebbe avuto bisogno di davvero che la città metropolitana di Napoli, si occupasse e davvero riservasse un grande ruolo
comunque questo lavoro che abbiamo fatto tutti insieme collettivamente è un lavoro bellissimo, è un lavoro grandioso. Una posta per circa 300 milioni, 310 milioni, circa
cercare di finanziare 100 euro alla settimana. Sapete tutti con quello che è successo, abbiamo impegnato risorse per 260 milioni. Alcuni comuni che hanno presentato i progetti sono rimasti del tutto esclusi. Allora io voglio chiarire una cosa semplice ma con grande trasparenza e rispetto di tutti quanti noi. Si è partecipato al bando, hanno presentato i progetti, abbiamo dato il tempo a tutti i comuni di poter presentare la progettualità. Se alcuni comuni sono stati esclusi, e parliamo comuni non dimentichiamo che ci hanno fatto anche il corso per bloccare il piano strategico, non lo dimentichiamo. Oggi per impegnarsi, ma dire la verità, impegnarsi, se c'è in giro che tante persone si impegnano per far recuperare a quei comuni le risorse. Solo e quando il delegato, insieme al sindaco, insieme all'ufficio della ragioneria, ove mai ci siano le risorse, andremo a recuperare. Ove mai non ci siano risorse, dobbiamo essere chiari, se ne parlerà l'anno prossimo, perché prima tra di noi, ma soprattutto ai comuni, bisogna parlare con chiarezza e trasparenza. Noi a breve andremo a discutere, consentitemi, sì, un avanzo che sicuramente non basterebbe a coprire i 60 milioni che ci vorrebbero per venire incontro ai comuni che non hanno potuto avere risorse in questo momento. Ma sicuramente tutti quanti noi, delegati insieme al sindaco, valuteremo attentamente come mai ci fosse la possibilità di poter finanziare i comuni che sono rimasti noi, come mai non ci sia la possibilità in questa tornata assieme, e sono convinto insieme al sindaco, costruiremo un percorso di bilancio futuro per cercare di far recuperare a quei comuni che attualmente non hanno il potere. Questo è per chiarezza e per tutti quei comuni che ci ascoltano. Grazie. Grazie a lei, consigliere Iossa, prego. Grazie sindaco. Tutto qui ha fatto riferimento il consigliere Tito, devo dire che in effetti dobbiamo ricordare noi stessi, come ricordate anche il consigliere Tito, che c'era, c'è, ci deve essere per quanto riguarda questa parte politica, anche il consigliere Tito, il primo consiglio metropolitano del sindaco a tenere in considerazione come priorità le opportunità e le necessità di quei comuni che purtroppo non sono riusciti a traguardare in quella fase i progetti del piano strategico. Una cosa che abbiamo confrontato e per la quale ci siamo impegnati nel consiglio e noi ancora oggi stiamo prendendo in considerazione e la prendiamo in considerazione da parte politica come una priorità. In altri termini, più semplicemente, il fatto di essere un asse fuori non è una pregiudiziale, non è un elemento di esclusione, ma è un elemento di confronto e di discussione, quindi impegno. Le quali comuni si sono impegnati e gli amministratori
su cui mi aspetto una risposta. Una risposta per questa parte politica monetaria quando prima possibile, compatibilmente con le necessità, compatibilmente con le esigenze, nel rispetto del ruolo delle case, del Consiglio, ma anche rispetto a tutte le parti politiche del Consiglio. Io faccio appello al senso di responsabilità che è teso a raccogliere e a concretizzare le aspettative dei territori che sono rimasti purtroppo per incapacità o comunque per circostanze diverse fuori da quel momento, che noi abbiamo il dovere e anche il diritto di recuperare. Quindi l'impegno sarà teso innanzitutto a questo. Grazie consigliere Cacciapoti, prego. Grazie sindaco. Sono d'obbligo e doverosi ringraziamenti associarmi a quelli fatti dal delegato, anche allo strategico Tito, a cui vanno anche i miei personali ringraziamenti lo stesso per il modo con cui ha gestito il garbo, le attività. Soprattutto non vanno trascurati gli atti propedeutici e prodromici a quello che oggi voteremo in aula, perché pare che nelle comunità, soprattutto per quello che attiene alle province, quello del piano strategico, i finanziamenti dei progetti, sia quasi un atto dovuto, sindaco. Questo non è così, e abbiamo cercato di spiegarlo poi agli amministratori, soprattutto quegli amministratori tifosotti di qualche parte politica, che intendevano questo finanziamento quasi come se fosse un atto dovuto. E ritengo opportuno anche in questa sede, ripeto, oltre che ringraziare chi attivamente e in modo costruttivo e democratico ha elaborato un piano e tutti gli atti, riterrei innanzitutto ringraziarla personalmente, come ho sempre fatto, per la battaglia iniziale, perché altrimenti oggi noi parlavamo del nulla. Grazie alla sua battaglia giuridico-amministrativa sulla possibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, oggi possiamo parlare di questo. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Se lei non avesse ottenuto quel magnifico risultato politico di interpretazione giuridica amministrativa sulla possibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, oggi parlavamo del nulla, in primis. Secondo, ripeto, ai comuni non era dovuto, né nei numeri né nella metodologia del riparto. Lei anche in questo è stato un signore, utilizzando dei metodi democratici legittimi del 100 euro d'abitante. Quindi facciamo chiarezza sulle linee strategiche, ma soprattutto di chi è il merito iniziale per l'utilizzo di questi fondi. Dopodiché hanno seguito una miriade di atti amministrativi che hanno visto coinvolto prima lei in qualità di sindaco con le deliberazioni e poi questo consiglio che all'unanimità nella maggior parte dei casi, tranne qualche caso eccezionale che oggi non siete più tra questi banchi, che non la vedeva come noi, ma purtroppo sia lui a qualche sindaco si è dovuto rivedere, non solo perché l'ha detto questo consiglio, ma l'ha detto anche il Consiglio di Stato. E quindi io faccio riferimento alla prima delibera del Consiglio metropolitano, dove noi approvavamo le linee di indirizzo del piano strategico, alla delibera del Consiglio che si approva il documento unico di programmazione all'interno della quale viene il piano strategico, la sua delibera con la quale approvava e articolava le direttrici del piano strategico, la delibera del sindaco che ha definito il parco progetti dei comuni per un importo complessivo di 250 milioni di euro. Questi sono i comuni ammessi, al di fuori delle partite economiche messe sulle nostre funzioni fondamentali. Parliamo solo del parco progetti per i comuni. Il parco progetti che è confluito appunto nel piano strategico, nel primo, e io direi, lei ha scritto una pagina indelebile, credo che sia l'unico piano strategico metropolitano della città metropolitana di Napoli, quantomeno per unicità di come lei lo ha trattato e l'ha fatto trattare, senza discriminazioni, senza offerte tecniche varie, senza interpretazioni delle commissioni, senza comuni tifosotti con i sindaci di centrodestra o di centrosinistra, con il coinvolgimento dei comuni
e di ben 36 stakeholder, ma non gli stakeholder soli, tutti, ACEM, le ASL, Camere di Commercio, Bacino, sigle sindacali, Ordine degli Architetti, Avvocati, Ingegneri, Agronomi, Commercialisti, Geologi, Medici, Parco Archeologico, Industriali, Università, questi sono solo alcuni che hanno partecipato con noi alla sua prima visione e non l'ha sottovalutato. La stampa sì, anche lei tifo sotto, va dove è più semplice, ma noi parlano i fatti. I fatti che questo Consiglio, sotto la sua reggenza, per fortuna sotto la sua reggenza, ha dato la possibilità di alimentare e soprattutto far realizzare opere strategiche, funzionali e qualificanti per i comuni che oggi vivono un grave deficit finanziario. Vuoi per i trasferimenti, i mandati e i minori trasferimenti statali, vuoi per la minore fedeltà fiscale dei contribuenti. Ed è ossigeno puro. Quindi ritengo, Sindaco, che questo sia un risultato qualificante per lei innanzitutto, che ha con la visione iniziale della battaglia dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. E poi di questo Consiglio, di questo consenso, che insieme, senza colori, come giustamente faceva riferimento il collega di prima, hanno condiviso la sua visione strategica della vera città metropolitana, che unisce e non divide. Non siamo nord-centrici, area nord-centrica, che in regione si utilizza il termine salernocentrici. Si aspettavano che città metropolitana era napolicentrica, non è stato così. Sono stati smentiti con i fatti. Quindi ringraziamento alla struttura tecnica, al direttore generale, a lei, al consiglio tutto, per questo risultato che io ritengo qualificante per tutti voi che lo abbiamo adottato. Grazie. Grazie molto di questo intervento, consigliere Cacciapotti, per questa ricostruzione importante da ricordare per noi e soprattutto da comunicare agli altri. Chi è che ha chiesto? Pace prima, poi no. Vabbè, pace. Vabbè, non ripeterò una serie di cose che sono state dette e che mi vedono concorde e orgogliosamente concorde per riconoscere quanto è stato fatto. Vorrei fare una velocissima riflessione su questo. Noi attualmente penso che siamo l'unica istituzione in Italia che fin dal 2015, con il documento estremamente impegnativo come lo Statuto, e poi con la determinazione delle linee guida del piano strategico, ha messo nero su bianco, in tempi non sospetti, la questione del cambiamento climatico come problema ineludibile che sta a monte di tutte le scelte politiche che devono essere operate. Questo non è soltanto una scelta di tipo culturale, di tipo politico, è una scelta molto impegnativa anche sul piano amministrativo. Ebbene, io credo che così come sia stato giusto in prima battuta sovvenire le necessità, così come credo che sia stato giusto in prima battuta sovvenire le necessità essenziali dei comuni, sostituendo con le nostre risorse quelle risorse che lo Stato non è più in grado o non vuole più garantire, credo che adesso siamo in una fase un pochettino diversa. Io credo che il Covid ci sta dando una grande lezione, prima o poi il Covid passa. Ci sta qualcosa che non passa e che è molto più devastante del Covid, che sono gli effetti del cambiamento climatico, ai quali non si può rispondere in maniera parcializzata, non si può rispondere senza un'assunzione di responsabilità di una persona. Perché tutto quanto noi oggi andiamo a costruire per le nostre città è destinato a non essere redditizio nel tempo. Sindaco, noi viviamo un territorio che per sua disgrazia vede concentrate alcune
città, che non sono solo ambientali, ma sono anche di sviluppo, sono anche di mobilità, sono anche di assetto della politica, sono anche di scelte dell'amministrazione. Sono due realtà che, a cui purtroppo non è stata data alcun tipo di evidenza politica negli ultimi 30, 40, 50 anni, e sui quali invece noi come città metropolitana potremmo impattare in maniera estremamente importante, al di là di quali siano i comuni a poter beneficiare del nostro eventuale intervento. Noi viviamo una situazione nell'area a valle, verso la foce del fiume Sarno, che è assolutamente insostenibile. È, diciamo, sicuramente una vergogna, per quanto sia un termine abusato, tra virgolette, della politica locale, non avergli messo mano. Anche perché i nostri comuni, Striano, Pompei, Annunziata, che sono a Castellammare, che vivono la tragica realtà del fiume Sarno, hanno probabilmente delle esigenze che, laddove fossero soddisfatte, cioè a cui si corrispondesse, avrebbero un effetto assolutamente attrattivo rispetto ai territori, se ne beneficerebbero tutti gli altri territori. Siamo in una situazione in cui la rete fognaria ai piedi a valle del fiume Sarno è assolutamente inconsistente, non esistono impianti di trattamento delle acque che siano chimiche, ma soltanto di decantamento fisico. E noi in questa situazione, come città metropolitana, che per primi e unici finora in Italia abbiamo messo nello statuto del piano strategico queste questioni, non riusciamo a finalizzare una spesa concentrata su questo aspetto. Mi chiedo perché dover tornare a distribuire soldi ai singoli comuni quando avremo la forza probabilmente di dire una parola definitiva per quanto riguarda almeno il bacino del fiume Sarno nel suo tratto terminale. Perché siamo omissivi nella programmazione di un intervento che sarebbe risolutivo per quelle popolazioni? Soltanto perché dobbiamo rispettare un mero criterio di distribuzione quantitativamente pesata, ignorando quali sono invece i problemi più acuti e più gravi che abbiamo? Io non sono d'accordo. Io credo che laddove dovesse verificarsi un ulteriore risparmio sull'avanzo, esso vada concentrato prioritariamente nella definizione di un piano di azione deciso, risolutivo, per quanto riguarda la valle del bacino Sarno nella sua parte terminale. Un secondo elemento di enorme criticità, di cui non si riesce a venire a capo, questo lo dobbiamo dire, anche questo sostanzialmente per il conflitto istituzionale che il titolo quinto della Costituzione ha creato nella questione della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Noi abbiamo l'assurdo di una bomba ecologica come quella dei vecchi Lagni, ai quali partecipa in maniera pesantissima la città metropolitana di Napoli, con tutta la questione dell'albero dei Camaldoli, la tubatura di tutto quello che era il vecchio sistema idrico del fiume Clarno, su cui non diciamo una parola. Anche qui, con una parte delle risorse dell'avanzo, potremmo dire qualcosa di molto definitivo, sia sulla messa in sicurezza, sia sulla messa in sicurezza di due rami dell'albero dei Camaldoli, quindi tutta la zona che va da e scende giù a valle fino al mare. Così come potremmo dire qualcosa di definitivo sulla vergogna del lago Patria, che è nostro e che si trasforma in una fogna a cielo aperto ogni volta che c'è tutto pieno delle portate delle acque scure, perché si liberano dentro al lago. Io sono in grande difficoltà a spiegare a me stesso, a spiegare ai miei figli, a spiegare ai miei studenti, a spiegare ai miei lettori, a spiegare ai miei concittadini, perché avendo la possibilità economica noi la disperdiamo in mille interventi senza andare ad attaccare due che sono due mostri veri che noi abbiamo sul nostro territorio, pur avendo le risorse per poterlo fare, le competenze, perché per quanto mi riguarda ritengo che non soltanto per statuto nostro, non soltanto per scelta nostra, ma anche per materie di legge, ci siano delle competenze molto strette che noi abbiamo, quantomeno sulla tutela delle coste. Allora io vorrei chiedere
questo consiglio, di fare una riflessione che non è stata fatta qualche tempo fa. I soldi non valgono per quello che sono, ma per quello che rendono. Ora, se io, concentrando la spesa, posso avere un effetto moltiplicatore degli effetti benefici dei soldi che possiedo, non vedo perché non lo debba fare. Francamente, scusate, io penso di non poter comprendere, magari lo spiegate meglio, perché avendo la possibilità di farlo, noi non interveniamo laddove nessun altro interviene. Qualcosa ai nostri elettori dovremmo dire è perché abbiamo impiegato i soldi del piano strategico in maniera sicuramente emergenziale e sta bene, ripeto, la prima fase è stata corretta, non è stato fatto. Ma in seconda fase, visto che i soldi non sono stati dati o per difetto di richieste oppure per impossibilità a spendere, non è che noi dobbiamo per forza dare questi soldi a tutti. Questi soldi impieghiamo con i nostri servizi, con i nostri uffici, con le nostre competenze per risolvere i problemi di tutta la città metropolitana. Questa è una questione su cui io chiederei una grossa riflessione politica, non è da ora che lo dico. Ho scritto più volte, ho chiesto anche, scrissi il primo di aprile, scrissi una lettera al vice sindaco che inviai anche a tutti i capigruppo, oltre che per conoscenza al sindaco, al direttore generale, al segretario generale, in cui riconoscevo due cose, che i sindaci, tutti i sindaci della città metropolitana non si poteva chiedere di più, perché alle prese col Covid c'è stato poco da scherzare. Ai consiglieri metropolitani mi riconoscevo che, essendo assorbiti anche loro dai vari consigli comunali, non potevano dare di più. Ciò non di meno chiedevo al vice sindaco e al sindacato della città metropolitana in qualche modo di riconvocarci in qualche modo e riprendere un po' in mano le fila del discorso. Perché noi adesso ci troviamo all'uscita del lockdown a non avere alle spalle una durata di riflessione su che cosa sia significato questo lungo scopo della politica e che cosa sia significato il fatto che passato il lockdown, i problemi, o meglio passato il Covid, i problemi, quelli veri, quelli che non dipendono da un accidente epidemiologico, noi siamo andati ad intercettare. Noi non usciamo, dopo questi anni di amministrazione, potremmo dire abbiamo messo in sicurezza 1, 2, 3 elementi del nostro territorio. Questa è l'ultima occasione, l'ultima chiamata storica che abbiamo per mettere le mani su due grandi problemi che sono visti come la peste da tutti e su cui però nessuno interviene. Grazie. Grazie, consigliere Iovino e poi consigliere Gassone, grazie. Innanzitutto, buonasera, ringrazio chi ha ascoltato via video precedentemente i saluti, infatti mi scuso con tutti per il leggero ritardo, ma per una visita medica sono partito un po'. Naturalmente, come dire, almeno personalmente, pur avendo comunicato la mia posizione, diciamo, legata alla mia dimissione, ringrazio il sindaco di Magistris, ma soprattutto tutti i consiglieri delle forze politiche che in questo momento hanno accompagnato questa mia fase di sindaco. Naturalmente nulla è cambiato da parte mia, nel senso mi rivedo in questa felice di chiedere solo un secondo di attenzione. Vi dice un minuto solo, di attenzione. E quindi naturalmente ci terrei a sottolineare che a prescindere da tutto la mia sarà sempre una fase di collaborazione come è sempre stata e soprattutto alla luce di quella che è praticamente la situazione attuale, volgiamo quasi diciamo un determinato momento della consigliatura, ci saranno ulteriori passaggi, naturalmente lo sottolineare per lo straordinario lavoro, ma soprattutto un lavoro fatto con dovizia e grande attenzione giuridica rispetto a questo straordinario piano strategico che naturalmente ha messo nelle condizioni tante e tante amministratori
di poter in un certo qual senso vedere realizzate una serie di strutture e infrastrutture naturalmente che garantiranno alle future generazioni la possibilità di fruirne. Per quanto riguarda la posizione la quale invocava Pace prima rispetto a quella posizione del Covid, rispetto alla posizione di attenzione, io faccio un attimino un passo indietro, ma lo faccio per due ordini di motivi. Il primo, rispetto allo straordinario lavoro che sono stati fatti dagli uffici, e in secondo luogo lo straordinario lavoro fatto sull'edilizia scolastica, su alcune competenze che hanno messo duramente alla prova il Consiglio metropolitano, ma che il Covid ha messo alla prova. Cioè, vedete, la fase post-Covid, la fase Covid è una fase di stallo, no? Dove gli uffici, la Polizia metropolitana, dove il Consiglio, tutti i consiglieri a vario titolo si sono impegnati a contribuire affinché si uscisse da questa fase di lockdown nel migliore dei modi come uffici, ma soprattutto come macchina amministrativa, a supporto dei cittadini e delle tante amministrazioni che ne chiedevano, come dire, bisogno, che chiedevano esigenze. Dall'altra, oggi siamo in una fase nuova del Covid, la fase attuale, non di quella del passato, cioè a livello nazionale si parla di quale sarà il futuro della scuola, quale sarà il futuro della pubblica amministrazione, quale sarà il modo di interagire da parte dei cittadini con la pubblica amministrazione e da parte della pubblica amministrazione con la politica, cioè i temi che sono abbocati a questo Consiglio, che in alcuni casi sono addirittura delle beghe fondamentali, vedi l'edilizia, vedi la viabilità, vedi l'ambiente, vedi il territorio e la pianificazione, dovranno garantire a livello nazionale una capacità organizzativa superiore rispetto alle altre amministrazioni. Lo si può fare perché da un lato abbiamo raccolto, vabbè, ringraziamo pure chi ci ha preceduto, una grande, come dire, un grande risparmio, questo immenso avanzo di amministrazione che ha consentito di poterlo destinare alla città, all'altro di poter programmare, e mi interrogo, ma sono sicuro che il primo degli altri lo faranno, di poter programmare una fase post-Covid che sia di garanzia per le future generazioni nell'ambito dell'edilizia scolastica. Cioè alcuni temi vengono sollevati continuamente, più sottopensi, ci stiamo dell'istruzione dell'edilizia scolastica superiore e allungata molto. Naturalmente, rispetto alla fase del Covid, noi eravamo chiamati in prima battuta amministratori, diciamo, delle comunità, dei 92 comuni, ad impegnarsi personalmente, ci stati anche sfogati sul campo degli amministratori, quindi da questo punto di vista sicuramente dobbiamo dare ed essere un fatto. Naturalmente in futuro ci aspetteranno nuovi ordini del giorno, nuove possibilità economiche e finanziarie che metteranno in condizione che aggiungeranno gli enti locali e i greci, ben venga, affinché questo straordinario lavoro che non inizia da questa consigliatura. E poi il vero problema qual è? Il problema è da vedere che cosa dovesse in un certo qual senso essere il piano strategico e congiuntamente che cosa, qual era il compito della città metropolitana rispetto a questo piano strategico. Io penso che in un modo, come dire, magistrale è stato portato avanti, grazie a te, al consiglio di chi ci ha guidato, e naturalmente il compito nostro a lavorare garantendo poi che verrà dopo di noi che un lavoro importante è stato fatto e, come dire, chi ha il compito di amministrare sa che la cosa pubblica non è una cosa sua, ma chi opera per una cosa pubblica nel senso della responsabilità di garantire a chi viene dopo la possibilità di poter beneficiare, perché molto spesso ci siamo trovati a orientare le opere e fortunatamente siamo stati in grado di realizzare altre amministrazioni, non sono stati in grado di realizzare. Noi, forse da questo punto di vista, effettivamente possiamo dire di essere soddisfatti perché abbiamo fatto un lavoro straordinario, chi verrà dopo di noi saprà che se c'è necessità potrà in un certo qual senso chiamarci, interrogarci per continuare a collaborare con lo spirito di chi in un certo qual senso capisce che da qualunque lato vengono le cose
Sindaco, io sono particolarmente orgoglioso, ovviamente parlo a nome mio, ma dell'intero gruppo di Forza Italia che sono così attenti ad ascoltarmi, per quello che abbiamo fatto. E voglio sottolineare un dato che, a differenza degli altri, credo che valga la pena essere rimarcato. L'origine politica dei nostri schieramenti credo che sia stato molto più semplice per un consigliere di Dema piuttosto per qualche altro gruppo consigliare sposare un progetto, sposare un'idea che era quella di un accordo istituzionale a cui abbiamo dato vita nel 2017 per arrivare anche a questo punto. E beh, il nostro gruppo, il nostro partito ci ha lasciato liberi di scegliere dell'interesse dei nostri territori. Ed è una cosa che voglio rimarcare, perché la nostra onestà intellettuale ci ha portato anche a discutere dell'opportunità di creare questa sorta di patto istituzionale che stiamo portando avanti con orgoglio da parte nostra, ma credo da parte di tutti, e il fatto di essere riusciti a raggiungere un risultato così importante, come diceva sicuramente il consigliere Iovino, deriva anche da un risparmio ottenuto nel passato, ai limiti tra il non poter utilizzare e il voler risparmiare, però è stato importante sicuramente il suo ruolo politico amministrativo, come è stato rimarcato dal consigliere Cacciapotti, ma io rivendico con orgoglio il nostro essere uomini e donne liberi che hanno, tra virgolette, rappresentato nei nostri partiti l'opportunità di lavorare nell'interesse dei nostri territori e di raggiungere un risultato così importante. Voglio ringraziare lei, già l'ho fatto, voglio ringraziare soprattutto il direttore generale e lo staff tecnico che abbiamo seguito da vicino nella presentazione di tutta la progettualità, perché hanno dimostrato una imparzialità, un buon senso, una saggezza che dovrebbe essere sempre nella pubblica amministrazione. Io sono amministratore da 16 anni e purtroppo spesso riscontriamo soprattutto nei momenti topici delle vite amministrative delle difficoltà quando si esce fuori dal copia e incolla, mi permetto di dire, quando si esce fuori dall'ordinario, dalla consuetudine. Ebbene abbiamo dimostrato anche con la sapiente direzione del direttore generale di avere una macchina amministrativa e politica di tutto rispetto. L'esperienza che abbiamo avuto in questi anni in città metropolitana credo che possa rappresentare per il futuro un esempio da prendere a riferimento. Peccato che le sue dichiarazioni degli ultimi mesi siano arrivate così tardi, perché fatte in libertà, come è stato fatto da parte sua qualche anno prima, può darsi che dei dialoghi e dei discorsi si sarebbero potuti aprire in maniera sempre libera e serena, come potrà avvenire anche in futuro. Grazie al Consiglio per aver raggiunto assieme un risultato di cui sono convinto, come ha detto il consigliere Cacciapotti, rappresenterà una pietra miliare della storia di questa città metropolitana. Grazie consigliere Cascone, ha chiesto di intervenire il consigliere Tossi, prego. Grazie sindaco. Gli spunti di questo consiglio sono tanti e mi hanno così sollecitato a intervenire, perché dalla fase prettamente tecnica si è passato in un ragionamento politico che credo che debba essere preso in considerazione. È fuori dubbio che questo del piano strategico è un successo, l'hanno ribadito tutti, ne siamo convinti, una vicenda unica in Italia, e questo dà grande visibilità e autore da parte nostra e da parte tua, che hai proposto, giustamente come diceva il consigliere Cacciapotti, che ha proposto tutti i passaggi per arrivare a questo risultato. Credo appunto che ti spettino, e noi abbiamo seguito le tue indicazioni e quel tuo pensiero. Ci siamo riusciti, siamo in una fase ormai di definizione. Mi interessava più il ragionamento politico che si è intrapreso con grande così volontà e voglia, anche in virtù di quello che è successo e quest'oggi abbiamo preso così cognizione dei vari passaggi del valzer che c'è stato, appunto, di consiglieri che da gruppi si sono spostati, anche in virtù adesso delle imminenti
elezioni regionali. E di questo e su questo facevo una riflessione. Come diceva il consigliere che mi ha preceduto, questo appunto è il piano strategico. Per tanti sindaci e territori è stato quasi considerato un utopia. Non è così, assolutamente. Ci abbiamo lavorato, ci hai lavorato e quindi credo che il merito sia un po' sminuito rispetto a quello che è stato il lavoro, e colgo l'occasione per ringraziare i tecnici che ci hanno lavorato, tutti quelli che si sono impegnati per questo risultato e questo successo. Probabilmente però adesso è arrivato il momento, e mi rammando di questo, che avresti dovuto avere più coraggio, sindaco, di capitalizzare questo risultato. Questo appunto è quello che penso, si è raccolto poco rispetto al lavoro che è stato fatto, a partire da voi che abbiamo partecipato, abbiamo creduto nel progetto DEMA e mi auguro appunto che resti in piedi e vada avanti. E quello che chiedo, quello che sto dicendo, che questa esperienza mi sarebbe piaciuta appunto che fosse stata trasferita in regione con maggiore forza, perché un'esperienza unica del genere appunto avrebbe bisogno aveva bisogno di continuità, non è cosa da poco. Il rammarico appunto è questo, mi auguro appunto che ci sia ancora il tempo per recuperare in questo progetto che tanti di voi appunto nel quale ci hanno creduto. Si parla di coraggio, si parla appunto di avere la forza di portare avanti le idee come l'hai portata nel piano strategico. Ti invitiamo appunto a uscire fuori, a farti diciamo promotore di questa esperienza anche al di fuori della città metropolitana. Questo ci aspettiamo, ma credo non ce l'aspettiamo solo noi, se l'aspetta appunto il cittadino, se l'aspetta l'elettore e se l'aspettano tutti quelli che hanno creduto in Luigi De Magistris. E non è un appello, è veramente una voglia di dirvi per quello che hai fatto e per come hai dimostrato l'atteggiamento nei confronti di questo piano, di questo accordo istituzionale, ci sarebbe voluto qualcosa di più. È stata una bellissima esperienza, non è un cognato di saluti, mi sembrava quindi avere questa sensazione, ma assolutamente non lo è. Noi abbiamo ancora un anno per lavorare, per rafforzare, e mi auguro ancora prima di un anno, per quello che riguarda appunto la prospettiva delle elezioni regionali, che ci possa essere appunto questa capacità di raccogliere appunto quello che è stato fatto qui con questo piano strategico e di portarlo con maggiore forza all'esterno. Noi abbiamo fatto una cosa straordinaria, caro Luigi. E questo appunto non deve essere svilito, noi dobbiamo capitalizzare questo successo. Diceva Elena Roccia, la stampa ci ha dato poca visibilità, e così è stato, e così è, cosa appunto che non meritiamo, che possano uscire fuori appunto queste parole, questo appello che io vi sto facendo e sto facendo appunto alla città. Non ci meritiamo con questa situazione sminuita rispetto a quello che abbiamo fatto e di cui noi ci siamo impegnati e ci abbiamo creduto, continuiamo a crederci. E ti invito ad avere coraggio per raccogliere il frutto di tutto questo lavoro. Grazie. Grazie, consigliere. Grazie. Allora, abbiamo da votare innanzitutto l'emendamento a firma consigliera Coscia. Lo mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuta Quaglietta, quindi a maggioranza. Adesso mettiamo in votazione la delibera per come discussa ed emendata. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, Quaglietta astenuta, quindi a maggioranza, immediata eseguibilità, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. E poi abbiamo alla fine, poi così facciamo anche una conclusione, un ordine del giorno firmato da diversi di voi. Dopo 5 anni dall'approvazione dello statuto della città metropolitana di Napoli si rende necessario procedere a un adeguamento dello stesso. Pertanto il presente ordine del giorno si impegna il Consiglio affinché nella prossima seduta consiliare venga nominata la Commissione Statuto con la votazione dei relativi membri affinché si proceda alla revisione dello Statuto. Quindi mettiamo in votazione questo ordine del giorno. Che fra... Lo presento brevemente. Vai consigliere Mazzarazzo. Prego. L'ultima riunione di Capigruppo si era deciso concordemente da altre forze politiche appunto di portare questo in questa seduta del Consiglio metropolitano questo ordine del giorno affinché si procedesse dopo 5 anni all'approvazione dello statuto ad un adeguamento dello stesso anche e soprattutto alla luce dell'esperienza che abbiamo in questi 5 anni. Quindi abbiamo deciso di portarlo al Consiglio come ordine del giorno affinché al prossimo
consiglio che poi da cui ho messo la nomina, quindi la costituzione della commissione statuto e la nomina della Giunta. Qui abbiamo sottoscritto, penso, tutti i consiglieri presenti oggi in aula, quindi si rende necessario, quindi invito anche al segretario che abbiamo discusso nella scorsa riunione di gruppo a preparare, a darci un aiuto per preparare tutti gli atti per il prossimo consiglio metropolitano. Grazie. In conclusione consentitemi anche a me di ringraziare non solo voi per il lavoro fatto di impegno, competenza, dedizione e professionalità, ma anche tutto l'ufficio, lo staff tecnico, il direttore generale, il capo di gabinetto, il segretario, i dirigenti, i funzionari, perché davvero questo è un lavoro nel confronto che ho con tutti i miei colleghi sindaci metropolitani, senza voler fare gerarchie e primazie, però credo che non siamo secondi a nessuno, ecco, mettiamolo in questo modo. Quindi credo che abbiamo fatto un grande lavoro che effettivamente va comunicato, lo devo fare io, lo dobbiamo fare tutti, dobbiamo riprendere quel giro nei comuni che prima del lockdown avevamo cominciato a fare, molto proficuo, con cui illustravamo il grande lavoro fatto con la città metropolitana. Credo che sia un risultato straordinario, un successo della città metropolitana di Napoli, il frutto di una grande e proficua cooperazione istituzionale e politica. Quindi andiamo adesso al punto 4 dell'ordine del giorno, che è l'approvazione dello schema di rendiconto per la gestione dell'esercizio 19 e dei relativi allegati. Se non ci sono, prego, consigliere Capasso. Sì, il rendiconto della gestione 2019, la cui scadenza è stata prorogata dal governo a seguito dell'emergenza. Scusa, consigliere Basso, forse non abbiamo votato l'ordine del giorno. Noi mettiamo in votazione, chiedo scusa, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità. Prego, consigliere. Quindi sì, dicevo che rendiconto è stato, diciamo, prorogato, i termini per la sua presentazione sono stati prorogati proprio a seguito dell'emergenza del Covid-19, ha fatto registrare questo rendiconto di gestione 2019 un risultato di amministrazione pari ad euro 484 milioni, al netto degli accantonamenti e dei vincoli disposti nell'esercizio, risulta essere ad oggi pari ad euro 42 milioni. La gestione finanziaria dell'esercizio 2019 ha confermato dunque le condizioni di solidità finanziaria e non deficitaria dell'ente, certificata altresì da una adeguata disponibilità di cassa che al 31 luglio 2019 è risultata pari a euro 692 milioni. Ciò ha consentito all'ente di disporre di una consistente liquidità, evitando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e a qualsiasi forma di indebitamento. Sono state destinate inoltre risorse per la manutenzione straordinaria degli assi viari del territorio metropolitano, circa 25 milioni di euro, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle coste, circa 9 milioni di euro, e per il finanziamento di vari interventi di edilizia scolastica per gli istituti di competenza dell'ente, circa 30 milioni di euro. La quota disponibile del risultato di amministrazione è stata determinata sottraendo dall'avanzo accertato tutte le quote da accantonare e da vincolare secondo le disposizioni previste dall'ordinamento contabile e finanziario. Si ricorda ancora che la norma prevede nell'attuale situazione emergenziale la possibilità anche di utilizzare l'avanzo libero per eventuali squilibri determinati in relazione a contrazione delle entrate correnti in sede di riequilibrio. Nell'esercizio 2019 la parte accantonata dall'avanzo è pari ad euro 328 milioni, rappresentata in gran parte dalle risorse accantonate per i crediti di dubbia esigibilità e per il contenzioso potenzialmente sfavorevole per l'ente. Le risorse confluite invece nella parte vincolata dell'avanzo, pari ad euro 112 milioni, sono state così ripartite: euro 19 milioni vincolati derivati da leggi e principi contabili,
45 milioni su vincoli derivanti da trasferimenti, 105 mila euro vincoli derivanti dalla contrazione di mutui da altri finanziamenti, 47 milioni vincoli formalmente attribuiti all'ente. Si rileva infine che al riguardo si è reso necessario vincolare una quota del risultato di amministrazione nella misura di 47 milioni di euro per garantire la copertura degli spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle reti stradali di competenza della città metropolitana di Napoli, programmati mediante accordi quadro di durata triennale già banditi, originariamente finanziati solo per la prima annualità con applicazione al bilancio 2019, nell'avanzo dell'esercizio 2018, giusta deliberazione consigliare 253 del 6 agosto 2019. Quindi tutto questo risultato lo dobbiamo grazie al lavoro che è stato possibile, grazie al lavoro dei dirigenti, dei funzionari, che ringrazio, e tutti quelli che hanno lavorato in tal senso. Quindi chiedo in effetti l'approvazione del documento contabile. Grazie, anche io mi sento di ringraziare tutti, in particolare il ragioniere, dottoressa Mire, presente, dirigenti, funzionari, un ringraziamento al Collegio dei Revisori che è anche presente qui da noi, un risultato davvero importante. Io vorrei ricordare che in tempi di pandemia non è un risultato scontato questo di arrivare a approvare i rendiconti dei bilanci, quindi un lavoro particolarmente apprezzato se consideriamo che noi attendiamo ancora le risorse economiche del governo nazionale, cioè giusto per, quindi vuol dire che questi 42 milioni di avanzo vengono messi immediatamente nella disponibilità nostra, perché con la nostra volta li possiamo mettere come liquidità certa per lo sviluppo dei nostri territori. Quindi grazie consigliere Capasso, grazie a tutti, mettiamo votazione, no, consigliere Cacciapotti, prego. Grazie sindaco, mi associo ai ringraziamenti della direzione dell'area della ragioneria, ma anche al Collegio dei Revisori per l'assistenza tecnica e giuridica quale organo di supporto al Consiglio. È utile leggere alcuni dati essenziali. Chiunque partecipa attivamente da qualsiasi postazione politica, sia di essa di maggioranza o di opposizione, o meglio anche in giunta, capirà bene il valore dei dati all'interno di un rendiconto, ancora di più in un momento particolare di crisi di tutti gli enti locali. E quindi, soprattutto in un momento del genere, dove noi approviamo un rendiconto con un risultato di amministrazione cospicuo, che di anno in anno, nonostante la grossa mole di attività che Città Metropolitana mette in essere tra funzioni fondamentali e quelle trasferite ai comuni, ciò nonostante il nostro risultato è sempre gratificante e comunque dimostra capacità, competenza ed efficienza. Quindi un ringraziamento speciale al coordinatore, alla dottoressa Miele, che oggi è qui presente con noi, ma a tutti gli uffici che hanno partecipato e compartecipato alla fine di questo risultato. E per chi come me mastica un po' di materia contabile e piace esaminarla, è anche opportuno vedere non tanto chi sta peggio di noi, ma chi sta meglio di noi. E io sindaco ho cercato di trovare un ente di pari livello, che sia meglio di noi. Sindaco, non ci sono riuscito. Quindi le competenze, le attività, la sana gestione, tra l'altro è presente insito nel parere del Collegio delle Visioni, che non rileva criticità se non quella riferita alla mancata approvazione dell'inventario, è indice di buona e sana amministrazione. E a tutto ciò, soltanto l'amministrazione a cui le faceva riferimento, non dimentichiamo, come abbiamo approvato poc'anzi, che la diminuzione delle risorse di amministrazione di circa 272 milioni di euro, chiaramente una parte cospicua, parliamo di 250 milioni di euro, sono serviti appunto per finanziare il parco progetti del piano strategico, ma non ci siamo fermati a questo. E nel solo anno di riferimento abbiamo altresì impegnato ulteriori 25 milioni di euro per interventi di manutenzione sulle strade e altri 30 milioni di euro per gli istituti scolastici, 9 milioni di euro per la difesa delle coste, un piano Marshall, così
possibilità di farlo perché era in Abruzzo eletto e non ha avuto possibilità, capacità e competenze di poterlo mettere in essere. Quindi io ringrazio lei, l'amministrazione, il direttore generale, il coordinamento, tutti per questo risultato. Grazie ancora, davvero, consigliere Cascone, prego. Sindaco, non posso che associarmi a tutto quanto detto dal consigliere Lanciavoti, perché per l'ennesima volta ha espresso in maniera precisa le considerazioni che avremmo voluto esprimere anche noi, quindi anche da parte del gruppo di Forza Italia, i nostri complimenti agli uffici e all'amministrazione. Grazie, allora mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Nessun contrario. Astenuti? Squaglietta astenuta. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, a maggioranza. Approvazione del Project Charter, linee di indirizzo per la redazione del piano territoriale metropolitano, cosiddetto PTM. Consigliere Iosso, forse deve dire. Anche il dirigente, se vogliamo dare l'opportunità al dirigente di abbiamo lavorato. Chiedo scusa, se è possibile, con il consenso dei consiglieri. Volevo fare una dichiarazione rispetto al punto precedente che abbiamo già trovato, ma giusto 3 secondi, se è possibile. Allora, sindaco, sull'approvazione di questo schema di riferimento, voglio portare a conoscenza, che già sapranno i colleghi, che su questa approvazione di questo schema di riferimento, una bella fetta di questo rendiconto, una cifra importante, sarà destinata finalmente a regolarizzare, perché questo consiglio metropolitano già ha dato indicazioni al direttore generale, agli uffici e anche per quanto riguarda l'azienda civile. Per quanto riguarda questa controversia che riguarda le famose indicizzazioni e quindi per un importo di circa 36 milioni di euro. Ecco, caro sindaco, oggi il CTP sta attraversando una fase delicata. E penso che su questa questione, dove nonostante ciò che da maggio 2020 questo consiglio insieme a lei ha già messo a disposizione di questa società la tenessa di altri 7 milioni di euro per la ricapitalizzazione. Ecco, caro sindaco, ci vuole un forte impulso affinché a brevissimo gli uffici, quindi stiamo parlando dei nostri ma anche di tutti qui, riescono ad approvare in termini di snelli, in termini veloci, sia la ricapitalizzazione, per poi passare alla semplificazione per lo strumento che sono circa 15 anni che siamo tutti gli unici che abbiamo avuto questa responsabilità di regolarizzare una situazione così alta e debitoria di privatizzazione. Quindi questo è un plauso che fa lei, ma bisogna ancora continuare a lavorare affinché si possa portare a termine. E ultimo, vorrei chiudere per quanto riguarda un appello. Un appello che riguarda il senso di responsabilità di consigli. È vero, io sono un sindaco, amministro la mia comunità e so che cosa è servita la città metropolitana con i fondi che sono stati dati. Sindaco, quando fu avviato il processo del piano strategico, quando lei dice che non ci spostiamo secondo a nessuno, se non dire che siamo in fronte. L'ho detto già in precedenza. Io faccio il sindaco da 6 anni, quindi ho visto l'amministrazione di Pandolfo, l'amministrazione di Luca, il sindaco di Magistris. Oggi forse con la finanza che aspettava mi vuole consigliere regionale questa assise. Noi stiamo andando, come ne abbiamo detto, che cosa occorre per fare lo sviluppo della nostra città. E questo qua non mi è mai capitato nella storia quando faccio l'amministratore di un ente. So anche che cosa significa le accarpiature quando gli uffici non rispondono. So anche che cosa significa quando gli uffici non sono competenti e quindi non si possono attingere alcuni finanziamenti, non sono preparati, non hanno bilanci completi di Stato, non hanno neanche le risorse per fare i progetti. L'appello al senso di responsabilità da lei ai delegati, ai rispettivi delegati, affinché anche per quei comuni
vediamo tutti quanti sollecitazioni dalle diverse amministrazioni, da quella di Casole, da quella di Fratullo, da Giuliano, cittadini, anche di Marano, Mignano. Riceviamo sollecitazioni di Casole, mi ricordo benissimo, che non sono riuscite ad avere questi finanziamenti. Capisco che non era assolutamente finanziamento concesso, spesso ma loro partecipare. Ecco, basta il senso di responsabilità da parte di tutti quanti cercare di andare in conto verso queste amministrazioni, in modo tale da dare un esempio che più importante della città di Napoletana, ma anche queste responsabilità che hanno la costruzione delle consulenze. Grazie. Grazie a lei, quindi consigliere Rosso, prego. Sì, grazie sindaco, volevo che il dirigente avesse l'opportunità. Vediamo subito la parola, non c'è sinteticamente di rappresentare il lavoro fatto e che ancora soprattutto c'è da fare. Assolutamente. Allora, l'ingegnere Gaudino presente tra di voi, gli diamo la parola, grazie. Sì. Buon pomeriggio a tutti, naturalmente questo è il primo atto urbanistico che la provincia di Napoli e la città metropolitana hanno fatto. Questo poi dire come premessa, ormai un consiglio sia collegiale che all'attuale consiglio di comunità si è espresso su obiettivi del nostro territorio. Quindi ritengo che sia di un'importanza fondamentale poter illustrare anche se nelle linee generali il lavoro che è stato svolto in questi pochi mesi, ricordo a tutti che insomma ci ha visto che mi sono insediato nella, diciamo, nel ruolo di coordinatore dell'urbanistica e dell'ambiente, quindi il risultato è già un passo avanti. I passi successivi saranno quindi naturalmente legati alla al preliminare e al progetto esecutivo dello stesso. Ora, il progetto charter quindi si individua come lo start-up, la parte finale della fase iniziale del procedimento. Per intenderci, il piano di individuare è il compito di individuare gli obiettivi di sviluppo del territorio. In particolare, sappiamo che questo si fonda su dei temi strategici e viene intersecato con i temi strategici del piano strategico. Naturalmente le due cose devono occorrere, così come il nostro consiglio, il nostro statuto impone, devono occorrere in parallelo. Il primo tema è quello naturalmente del consumo di suolo zero, poi c'è la valorizzazione del paesaggio, la sicurezza del territorio come rischio antropico, sappiamo bene che cosa significa questo in termini di vite umane che il nostro territorio ha pagato negli anni, le reti infrastrutturali, immaginate che fino praticamente a qualche giorno fa noi non avevamo a livello metropolitano un piano di reti infrastrutturali definito una cosa grandissima, io ritengo, cioè noi governiamo il nostro territorio e non conosciamo neanche le reti infrastrutturale, non sto parlando di naturalmente della città metropolitana, ma di tutto il territorio metropolitano, che mi sembra un passo enorme, gigantesco che stato fatto. Ma naturalmente la funzionalità della rete ecologica, che è un elemento portante, è un asse portante di tutta l'attività del piano territoriale del metropolitano, le reti trasporto a livello portuale, perché anche questo mettere in serie tutte le reti portuali e le reti di trasporto di navigazione è un elemento anche inesistente ed era inesistente fino a qualche giorno fa. E infine c'è naturalmente da rappresentare un elemento fondante, c'è naturalmente la lotta ai cambiamenti climatici. Prima il consigliere Pace ha fatto un intervento molto condivisibile in merito, diciamo, a questo aspetto, all'aspetto del recupero ecologico dell'intero territorio metropolitano, cosa che francamente dovrebbe essere il primo tema che un piano territoriale dovrebbe porsi nelle condizioni in cui viviamo.
gli obiettivi sono poi lo start-up per partire con ulteriori processi e naturalmente verranno coinvolti nelle fasi successive tutti gli stakeholder, nel senso, non solo nel senso che tra del tempo, cioè tutti quelli che partecipano al piano, ma soprattutto la comunità, soprattutto verranno coinvolti i sindaci, questo deve essere chiaro, perché non voglio che possa partire oggi il messaggio che questo piano non sia condiviso con le comunità, anzi lo sarà condiviso così come è stato condiviso, perché io sono stato uno dei coloro che hanno votato l'attuale punto di Napoli e nella stessa identica maniera verrà condiviso il piano territoriale di metropolitana. Questo ho potuto spiegare in estrema sintesi allora, al consenso, spero di essere stato molto chiaro di saperlo. Grazie dell'illustrazione, quindi vi diamo la parola al consigliere Rosso. Grazie sindaco, il ringraziamento al dirigente, all'ufficio, ai funzionari che hanno lavorato al documento, un ringraziamento a lei per la delega che mi ha attribuito e ai consiglieri della fiducia che conosco, quindi sono molto veloce. È bene che oggi questo punto venga all'ordine del giorno insieme al piano strategico, perché il piano territoriale metropolitano è quell'ossatura che si va a innestare sulla struttura del piano strategico, senza la quale il piano strategico non funziona. Perché il piano territoriale metropolitano è quello schema che consegue alla città metropolitana un ambiente straordinario rispetto a livello comunale, di individuare lo sviluppo e l'ordine dei territori rispetto a un territorio caricato, caratterizzato con le sue specificità, come può essere l'area sargentina, l'area costiera, l'entroterra, l'area sognata, i vicoli dell'area flegrea, gli sviluppi delle zone montane. E questo è il compito che la legge del Rio, in maniera più essenziale e diretta, ha riconosciuto alla città metropolitana. Non sostituzione, ma integrazione, ampliare il concetto del piano territoriale di coordinamento che era proprio della provincia. E in questo si va a innestare in ritardo, purtroppo, di cui siamo in parte responsabili di noi, chi ci ha preceduto, è quello di dotare efficacemente prima la provincia e oggi la città metropolitana di uno strumento subordinato rispetto alle territorio. Per cui gli uffici, da una parte, i metropolitani e i provinciali e i comuni, si sono trovati nella difficoltà oggettiva di non poter consegnare alla provincia e alla città metropolitana uno strumento urbanistico che fosse coerente con dei principi e delle regole nette, non avendo la provincia e oggi la città metropolitana un PCB validamente approvato, ma solo delle linee a cui conformarsi. E quindi la sfida è epocale, essenziale, come lo è il piano strategico. Come ha detto bene l'urgente, è una partenza essenziale rispetto alle linee programmatiche che apre la stagione del confronto quanto più rapido possibile, perché per noi deve essere un obiettivo essenziale quello di traguardare il PTM in questa legislatura, il confronto con i territori, con i comuni, il confronto con il livello regionale che da un canto suo sta in maniera efficace portando a termine il nuovo grande progetto di legge regionale urbanistica che di cui a poco, come in giugno dalla regione, andrà in consiglio la legge regionale urbanistica prima della stagione delle elezioni regionali. Come dire, abbiamo recuperato il tempo perduto, ci siamo messi al passo con la legge regionale urbanistica, abbiamo aperto un tavolo permanente di confronto con la regione sul PTM, come è giusto fare, dialogare in maniera costruttiva tra enti e soprattutto avremo modo di traguardare il PTM in modo tale in modo che i comuni con i loro gruppi possano mettere a disposizione poi della città metropolitana un gruppo coerente con le linee indicate. Ma c'è anche da dire che accogliendo le nostre osservazioni e le osservazioni delle altre province, la legge regionale si strutturerà in un modo tale che il parere di coerenza prima della provincia, oggi la città metropolitana, resterà in vita come livello superiore di salvaguardia
delle linee e dello sviluppo armonico e coordinato dei vari territori. Temo quindi che sia un momento strategico, nel vero senso della parola, e quindi devo i consiglieri di votare tutto il loro diritto. Grazie. Grazie consigliere Iosso, ha chiesto di intervenire la consigliera Coscia. Grazie al lavoro dell'ingegnere Gaudini, grazie anche alla relazione del consigliere Iosso, ma io devo dire che raccolgo in qualche modo l'appello accorato fatto da una parte da Pace, dal consigliere Pace, dall'altra dal consigliere Tozzi, per dire che forse sicuramente io sul fatto che oggi la Regione stia provando in un periodo di, diciamo, di chiusura, le elezioni regionali si sarebbero dovute fare maggio-giugno di quest'anno, non si sono fatte per la pandemia, c'è quindi una continuazione dell'amministrazione regionale così com'è in ragione di una pandemia, e quindi si deve ritenere che vi sia un esercizio provvisorio da parte della Regione. Ora, che la Regione, come si è potuto leggere in questi giorni su molti giornali e su come si è potuto anche sentire da eminenti urbanisti, quali Vecchi di Lucia, quali Gian Piazza, che hanno criticato fortemente il fatto che in un periodo di esercizio provvisorio la Regione voglia fare le linee attuative della legge regionale, ebbene, è cosa che francamente non si può sopportare. Non si può sopportare perché temo fortemente che, altro che consumo suolo zero, temo fortemente che questo si traduca in una colata di cemento. Allora, ciò che diceva Pace, quando Pace ci rimproverava su una cosa sulla quale forse davvero non abbiamo colpa, perché anzi, diciamo, non si è trattato soltanto di dare dei soldini ai comuni, si è trattato anche di attuare dei progetti che molto spesso hanno riguardato le scuole, le animazioni. Quindi è sebbene, come tu dici, pare che siano stati dissolti, non è vero, perché se tu parli di più esatto, Pace, tu devi sapere che ci hanno speso 30 milioni, ci hanno messo in generale per 10 anni. È molto semplice, se si vuole, se è stato, lo vediamo, depurato, non ci vuole molto, bisogna chiudere e fare i depuratori alle aziende, diciamo, consigliere dell'anno civico-sarnese, nonché alle aziende di Solofra che ancora lavorano le pelle che in cui mi sa. Quindi, diciamo la verità, il Sacino si è ripulito quando sono state chiuse le aziende. Allora, questo che cosa indica? Indica che facendo dei piani, diciamo, di decorazione, ma proprio no, e allora questo è la questione. Allora la Regione non ci pensa a questo, viceversa la Regione sta facendo i piani attuativi in un periodo in cui dovrebbe fare solo l'esercizio provvisorio. E allora io dico, va bene, aspettiamo le elezioni, e quindi mi allaccio all'appello di Tozzi, sindaco. Noi speravamo tutti quanti, e ancora lo speriamo, che tu ti metti a capo di una terza via da indicare al di là di Luca, e di poter avere finalmente nella Regione una personalità che porta avanti dei principi che sono tutti i nostri principi, che sono quelli di consumo suolo zero, che sono quelli di acqua pubblica, che siano quelli sì di costruzione anche di case, ma di case popolari, per quelli che non hanno case. E facendo che
grazie a lei, consigliera Coccia, dell'intervento molto qualificante. Se mi pare, non so se Pace che sta intervenendo, consigliere Pace. Per... Io volevo ringraziare il consigliere per il flash che ci ha dato sull'avvertito, perché ci sarebbe stato anche la comunità, e proprio per questo, siccome le domande non c'è certezza, tranne il fatto che la macchina amministrativa sopravvive a qualsiasi mutamento politico, sono fiducioso che ci sarà attenzione su una serie di cose. Volevo soltanto puntualizzare una cosa: nel silenzio generale, che dopo che hanno dormito per due anni di nuovi, la riforma dove, dopo che ha dormito per due anni la riforma dei contratti di fiume, la regione è nominatamente molto silenziosamente partita con i bandi di gara. Nel silenzio più totale si sta adesso attribuendo a soggetti i più vari, i più disparati, la progettualità per il risanamento delle aree interne e dei bacini idrologici della città di Milano. Esistono delle misure a cofinanziamento europeo specificamente dedicate per le città metropolitane e per le province, per quanto riguarda la definizione dei contratti di fiume, che dobbiamo assolutamente intercettare in maniera veloce e rapida, anche perché gli spazi si esauriscono e anche perché la logica carbonara con cui è stata gestita finora tutta la questione, una questione così strategica per la nostra regione, non ci garantisce né trasparenza né pubblicità delle cose che stanno avvenendo. Primo problema, tra di fine. Secondo, la nostra regione non ha più parlato di reti. Una delle reti essenziali che manca nel nostro territorio è la rete dei depuratori. L'ha detto, e io perciò lo ripeto, la regione non ce l'ha già. Allora è evidente che su questa questione si gioca una partita fondamentale, sono dei miliardi su cui la città metropolitana non deve essere assente, quantomeno nella intenzionalità politica dell'intervento. Ma su questo sono sicuro, perché soltanto vi chiedo di coinvolgere anche noi politici nella visione di questo passaggio. Poi attualmente noi abbiamo una serie di problemi che sfuggono se non in maniera marginale alla digitalizzazione delle reti e dei servizi. Noi abbiamo una frana imponente del Monte Egitto che si sta tirando giù tutto il Monte di Rocina. Abbiamo Capozzeno che se ne sta venendo giù, la storica frana di Marotti che non si è persa. Il problema è che evidentemente lì c'è un problema non tanto di intervento, ma tipo di intervento. La città metropolitana di Napoli è l'unica finora ad aver messo in piedi, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, il progetto integrato di intervento di rafforzamento delle armature urbane, della resilienza e della riprogettazione su base vegetale e di riforestazione, che abbiamo firmato l'accordo la settimana scorsa dopo un anno e mezzo di lavoro. Ora sarebbe interessante poter condividere con te questo tipo di approccio, perché potrebbe essere una risposta molto più utile che non le classici interventi di tutela. Se tu sei ingegnere, non sai meglio di cosa parliamo, non te lo devo insegnare. Il mio invito è soltanto, la mia richiesta è soltanto quello di essere coinvolto in questa fase di reazione. Detto questo, per mero fatto personale, io non ho detto che abbiamo buttato soldi, forse hai perso il mio intervento. Io ho detto che nella prima fase è stato giusto farlo, è stato necessario farlo perché c'erano delle emergenze. Io parlo dell'ulteriore avanzo, della rifinalizzazione dell'ulteriore avanzo, sono due cose diverse. Grazie consigliere Pace, mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano.
chi è contrario si astiene, unanimità, no, astenuta Quaglietta, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene. Approvata per un impedimento sopravvenuto urgente in giunta, chiedo al consigliere anziano, sottolineato due volte, Pace, di sostituirmi per favore per il proseguo della seduta. Grazie. Come scrutatore e chiedo a Cacciolo di avere la faccia di matematico, scusami. Che sarebbe la stessa, quindi diciamo chi è d'accordo con la proposta?
Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Nessuno. Scusate. Ho messo in votazione la tua richiesta. Nessuno ha votato, quindi la votazione è infruttuosa. Si procede come da regolamento. Allora.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Thank you.
segretario che ha cominciato a fare. Numero 22.
contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità, immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità, immediata esecuzione. Numero 30. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità, immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Punto 31, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità, immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità, anche l'esecuzione. 32, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità, immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Numero 33, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità, immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? E chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 34, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità, immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata l'unanimità. Numero 35, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata l'unanimità. Immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata l'unanimità. Numero 36, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata l'unanimità, immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata l'unanimità. C'è ora la mozione del consigliere Scambati che non vede l'aula. Qualcuno la fa propria? No? Andiamo avanti. Allora è ritirata. 38. Ordine del giorno della consigliera Coscia per una fase 2 della cultura come sviluppo della città metropolitana di Napoli. Prego la consigliera De Lustrano. Presidente, non c'è bisogno che l'illustri, in quanto è stata pubblicata abbondantemente da parecchio tempo, quindi chi la può votare sicuramente insomma, la può votare. È chiaro che parla della cultura, del turismo, del manifesto della cultura e del turismo. Qualcun altro può intervenire o passiamo in votazione? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Mozione approvata all'unanimità. O meglio, ordine del giorno, chiedo scusa. Numero 39, mozione stavolta della consigliera Coscia per la cancellazione del cosiddetto debito giusto, ovvero debito storico determinato. C'è prima la fase 2 e poi ci sta il debito giusto. Noi abbiamo votato quella lì sulla fase 2 e io quella dopo il 2. Ok? Ora siamo in votazione del numero 39. C'è mozione della consigliera Coscia per la cancellazione del cosiddetto debito giusto, ovvero debito storico determinato da gestione commissariale o comunque non ascrivibile in alcun modo agli altri eletti alle amministrazioni interessate. La consigliera vuole illustrarlo, anche questo è già conosciuto. Perché era già la volta scorsa. Va bene, ci sono interventi, poi andiamo alla votazione. Votazione. Chi è favorevole alza la mano? Chi è contrario? Chi si astiene? Mozione approvata all'unanimità. Infine, ultimo punto, mozione della consigliera Coscia contro lo sciopero assunto e la riassegnazione del fondo di sviluppo e inclusione dei fondi strutturali. Vuole illustrarlo, anche questa c'è conosciuta. Diamo per letto. C'è qualcuno che vuole intervenire? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata l'unanimità e